Sì, sono fissata, però sappiate che il lavoro dell'insegnante è un lavoro molto complesso. Eccomi qua con un nuovo episodio di Danza con Joe. Come state? Spero tutto bene. Voglio parlarvi delle mie fisse da insegnante. Fisse ovviamente che non vanno a sfociare nel maniacale. Sono tutte cose a cui io tengo particolarmente per quanto riguarda le mie lezioni e i miei allievi. Perciò partiamo subito, sono 10 punti, cercherò di spiegarveli il meglio possibile. La prima fissa che ho è assolutamente la puntualità. Io mi arrabbio tantissimo quando qualcuno arriva in ritardo alle mie lezioni. O a qualunque altro evento che riguardi me, le mie lezioni, i miei allievi, ma c'è una motivazione. A me non piace troppissimo perdere tempo, dato che normalmente in una realtà dilettantistica le ore di danza non sono chissà quanto. Un corso di base ha una o due lezioni settimanali. Io sono una di quegli insegnanti che, scattata l'ora dell'inizio della lezione, inizia la lezione. Forse sarà un'eccezione. So che a molti piace invece colloquiare, chiacchierare, è giusto comunque avere dei momenti social, però io preferisco magari mantenerli durante la lezione, comunque durante la lezione il momento pausa c'è e sicuramente non vale la pena di farlo all'inizio della lezione, per questo tutti i miei allievi devono essere strapuntuali e gliela faccio pesare. La seconda cosa è molto collegata alla prima, ma in realtà va ad analizzare un altro frangente ed è la disciplina, inteso come sia una cura dell'aspetto. Io sono una che tiene molto alla divisa e all'ordine estetico dei miei allievi. E questo fa parte della disciplina e ovviamente della disciplina fanno parte anche tutte quelle mini regole di convivenza civile all'interno di un'aula, come per esempio non chiacchierare durante la lezione, tutte le cose che arrivano da fuori vanno lasciate fuori e recuperate eventualmente dopo, ma non durante la lezione, non si risponde mai all'insegnante, insomma, tutte cose che tutti sanno, ma che non tutti sempre rispettano. La danza, come ho già detto in altri video, sicuramente è un tipo di attività sportiva, artistica, che impartisce delle regole che poi valgono per tutta la vita, non è che valgono solamente all'interno dell'aula di danza, ma valgono in qualunque situazione, quindi è una cosa che io da insegnante ci tengo a passare come concetto. Un'altra cosa a cui tengo molto, e questo vi suonerà un po' strano, è il sudore. Ovvio, ognuno ha la sua sudorazione e quindi ci sono persone che sudano molto facendo niente e ci sono persone che fanno 3 ore di danza e non sudano per niente. Ma come sudore intendo fatica, lavoro sodo, quindi una mia fissa è far sì che gli allievi, a qualunque livello essi siano, escano dalla lezione soddisfatti di aver fatto dell'attività fisica soddisfacente. Ho fatto una ripetizione che non dovevo, ma fa niente. Il concetto è quello. Se un allievo esce che non si sente né affaticato né di aver lavorato, migliorato in nessun modo a livello fisico, se non ha fatto fatica a seguire la lezione, per me è una lezione inutile. Ogni lezione deve dare quell'input in più per continuare a migliorarsi, per dire cavolo, ho fatto una lezione veramente intensa e sono contento perché vuol dire che la prossima volta queste cose saranno più semplici, ci saranno altre cose che invece dovrò far fatica per raggiungere. Alla fine è quello un po' lo stimolo, secondo me, nella vita in generale. Ognuno dei miei allievi ha il suo percorso e io sono molto aperta ad ascoltare le loro opinioni e i loro desideri. Per questo motivo io non pongo limiti. Cosa vuol dire? Se mi arriva una ragazzina che mi dice io voglio fare la ballerina, se ne parla e si cerca di crearle un percorso adatto al suo desiderio. Oppure, banalmente, un'altra situazione molto più frequente, vorrei imparare quel passo, ma non ce la farò mai. Ma perché non dovresti farcela mai? Ti ci impegni e lo fai. Ci sono delle cose magari che si fa più fatica a raggiungere, per esempio, ci sono persone che non hanno l'handeor, non hanno la rotazione delle anche per fisicamente come me, oppure hanno i tendini molto corti come me, molte cose fanno più fatica a raggiungerle rispetto a chi è già dotato fisicamente. Però perché porre il limite? Perché dire sei fatta così e quindi non riuscirei mai a farlo? No, non è il mio lavoro assolutamente. Cerco di fargli capire che non è assolutamente così e la vita in generale non è assolutamente così. Da insegnante ci tengo molto alla crescita personale e non parlo solamente di me in quanto insegnante, l'ho già detto in altri video. Mi stimo molto quando vado a studiare per me stessa, per migliorarmi come insegnante e come ballerina, ma principalmente, come ho detto nel punto precedente, io tengo al percorso di ogni singolo allievo, che ognuno abbia modo di avere una crescita personale appunto all'interno della danza, che sia in una determinata disciplina, che sia con un determinato passo che magari ti porta a fare un percorso lungo per arrivare al tuo obiettivo.
Insomma, crescita personale in modo che i miei allievi si sentano cresciuti di anno in anno e migliorati. Non coinvolge solamente la tecnica, ma coinvolge l'aspetto proprio personale, anche di carattere magari o di altri aspetti che magari non rientrano nelle priorità, ecco, di una lezione vera e propria. Una cosa che a me dà molto fastidio sono i copioni. Se tu copi, dai valore più al lavoro di qualcun altro che non al tuo. Ogni lavoratore in generale deve dare valore a quello che fa lui. Che sia un fallimento o un successo, non importa, è comunque roba tua. Ovvio, tutti vorremmo che qualunque nostra coreografia, qualunque nostra lezione fosse perfetta e soprattutto di successo, però non è sempre così ed è dai fallimenti che si impara poi a migliorarsi. Di mio cerco sempre di non copiare né coreografie né musiche. Io voglio essere originale, ci tengo molto al mio lavoro, ripeto, che sia un fallimento o un successo, perché poi quando è un successo è molto più soddisfacente dire cavolo, questa è una cosa che ho fatto io. Invece, vabbè, nel piccolo suggerisco sempre quando una persona è leggermente più indietro durante la lezione, copia. Imparate a fognare e copiare perché potrebbe salvarvi. Un'altra mia pista è la ricerca, che appunto si collega al punto precedente. La ricerca non è cerco una coreografia da scopiazzare, ma è semplicemente una ricerca a 360 gradi per avere nuove idee. Guardare un'infinità di coreografie su YouTube, andare su Amazon e farsi un giro tra i vestiti, perché a volte anche solo un capo d'abbigliamento ti può dare l'ispirazione per un'intera coreografia. Fare ricerca musicale per andare a ricercare anche in maniera assolutamente casuale musica sempre nuova. Insomma, piccole, piccolissime idee che poi messe insieme possono dare vita a qualcosa di originale e soprattutto di innovativo. E soprattutto, ultima cosa che dico su questo punto, è importantissimo guardare di tutto trovando sia cose belle che cose brutte. Questo perché in questa maniera uno si crea la propria identità. Uno capisce cosa non vuole fare, cosa non vuole che rientri nel proprio stile e cosa invece far proprio e rinnovare per arrivare ad una propria identità. Una cosa che è una mia priorità è la preparazione o la formazione. Ritengo che ognuno dei miei allievi, quando arriva soprattutto a un certo livello, mi venga a dire: voglio fare danza come hobby, a me piace questo stile, voglio diventare un professionista, voglio diventarmi insegnante. E quello che voglio impartire io durante le lezioni è il percorso personale di ciascuno. Quindi, se tu vuoi fare della danza questo, come faccio a fartici arrivare? Qual è il percorso più adatto a te? Perché ognuno ha un suo percorso individuale. Per quanto la danza a livello dilettantistico sia anche un bellissimo lavoro di gruppo, di squadra in un certo senso, è pur sempre uno sport, un'arte individuale in cui ognuno deve trovare il suo. Ci tengo molto a studiare un percorso personalizzato per ciascuno dei miei allievi in base alle loro capacità, al loro fisico, alle loro disponibilità sia di tempo che economiche e via dicendo. A livello di formazione, di crescita personale, come dicevamo prima, secondo me è molto importante da parte dell'insegnante da passare come concetto ai propri allievi. Sono una a cui piace molto molto parlare e di conseguenza mi piace ribadire i concetti o, come piace di più a me, elargire perle di saggezza. Io sono una di quelle insegnanti che ogni 2 per 3, se non sempre addirittura, sfruttando una situazione di questo tipo oppure un passo che non viene o cose del genere, elargisco perle di saggezza che possono andare dalla nozione storica della danza o tecnica alla perla filosofica, quindi un discorso molto più ampio che va ad intaccare anche altri ambiti che possono essere la quotidianità, la vita all'esterno della danza, insomma, sempre per il discorso che secondo me la danza è uno di quegli sport che comunque va ad insegnare delle regole di vita, delle regole sociali di vita e anche personali, di disciplina personale, quindi mi piace, ecco, ribadire i concetti e allargire queste perle che poi sono sicura che alla maggior parte dei miei allievi serviranno nella vita. Il punto numero 10 è quello che mi piace di più e che sono contenta di aver messo in fondo per concludere questo lungo elenco di mie fisse personali. La mia fissa più importante nella scala delle priorità delle mie fisse è l'amore e la passione. Amore e passione non solo per la danza in sé, che è fondamentale, se uno vuole insegnare danza deve essere appassionato e amarla con tutto se stesso, ma
amore e passione verso la crescita dei propri allievi, sia come gruppo sia come singolo. Se un allievo si sente amato, difficilmente non si fiderà di te. La fiducia tra insegnante e allievo, reciproca chiaramente, non solamente a senso unico da allievo e insegnante, ma anche al contrario, è una cosa fondamentale, perché se tu scegli un insegnante è perché ti fidi di lui, delle sue scelte, di quello che ti dice. Io sono un insegnante molto di amore, molto di passione in generale, e sono sicura che questo concetto passi dalla prima lezione. Quando uno ci mette amore e passione in quello che fa, la cosa si percepisce da subito, e credo che questa sia la garanzia, più garanzia di tutte, per trovare un buon insegnante, il proprio buon insegnante. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se siete insegnanti e avete delle fisse anche voi, oppure se avete delle fisse in comune con me, fatemi sapere qua sotto nei commenti. E anche se siete ovviamente dei ballerini, fatemi sapere quali fisse hanno i vostri insegnanti. Sarà sicuramente una condivisione divertente. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un bel like di supporto, e se pensate che questo video possa interessare alle vostre compagne di danza, ai vostri insegnanti di danza fissati, oppure ad altre persone che conoscete, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video il 6 agosto con il consueto appuntamento con il tag mensile, mentre il prossimo Danza con Jo sarà il 17 agosto. Un bacione e ci vediamo alla prossima!